risultata risulta essere incensurata. Sentiamo il pubblico ministero. Un episodio che tutto sommato anche dalla storia dibattimentale risulta sostanzialmente provato. Pertanto, sia pure non opponendosi alla concessione delle attenuanti spettanti, generiche spettanti, richiedo la condanna prevenuta ad un mese di reclusione. Io vorrei dire questo. Mi sembra che vada tenuto conto innanzitutto della personalità dell'imputata, che è incensurata, che è persona che non ha mai avuto problemi precedentemente. In secondo luogo, riguardo al fatto, c'è prima la questione del passaggio con il rosso. L'imputata aveva affermato che ci fosse un'altra macchina prima di lei. Questo starebbe a significare che un'altra persona è passata con il rosso, mentre solo a lei è stata contestata l'infrazione. In secondo luogo, il fatto che l'imputata si è dichiarata immediatamente pronta a pagare appena posta l'alternativa verbale o pagamento in via breve, e che solo successivamente sia nata la questione. Ciò significa che un elemento ulteriore si è inserito tra la contestazione, il pagamento e l'atteggiamento probabilmente non pacato dell'imputata, che comunque non ricorda di aver pronunciato simili frasi, e il cui tentativo era di tutelare se stessa, il proprio diritto ad essere rispettata anche dal pubblico ufficiale. Per cui possiamo dire che questo atteggiamento, questa reazione può essere causata da un atteggiamento del pubblico ufficiale che l'imputata ha sentito perlomeno come provocatorio o ironico, per cui non vi era la volontà di offendere, di oltraggiare, semplicemente di tutelare la propria personalità. Manca cioè l'elemento soggettivo del reato, la volontà di oltraggiare, e può essere questa piuttosto considerata come una riprovazione o una critica all'atteggiamento del pubblico ufficiale. Per questo motivo noi chiediamo che venga assolta, perché il fatto non costituisce reato, o in subordine per insufficienza di prove, e ulteriormente in subordine che venga comminato il minimo della pena con tutti i benefici di legge. In nome del popolo italiano, il portatore di Trieste, visti gli articoli 483 e 488 codice procedura penale, dichiara l'imputata colpevole del reato ascrittole e concesse le attenuanti generiche e la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione oltre alle spese processuali, accorda i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione alle condizioni di legge. Può andare. Martinez Alessandro, difeso dall'avvocato Alberto Costoris d'ufficio, imputato del reato previsto e punito articolo 341, ultimo comma, codice penale, per aver offeso l'onore e il prestigio del vigile urbano Ferrante Franco in sua presenza nell'esercizio delle proprie funzioni, proferendo la frase «Vi ho preso 4 mesi con la condizionale per un tipo come Tite, smetterà di fare il vigile, in ogni caso ti incontrerò senza divisa, con l'aggravante di aver commesso il fatto con minaccia». Fatti verificati, Sintoieste, 6 aprile 1987. Allora, signor Martinez, allora, cosa da dire in ordine a questi fatti? Si alza in piedi. Cosa da dire in ordine a questi fatti? Ha pronunciato queste frasi? Sì, le ho pronunciate, ma senza fare alcuna minaccia a nessuno. E come mai ha pronunciato queste frasi? Ho pronunciato queste frasi perché mi sono state alzate le mani. Cosa intende? Mi sono alzate le mani. Quando ho chiesto il numero di matricola al vigile urbano, mi ha alzato le mani e mi ha scaraventato via di 2 o 3 metri sulla carreggiata della strada. Quindi queste sono state pronunciate dopo che lei... Esatto. L'aveva fatta cadere per terra? No, non sono caduto per terra. E comunque le frasi non le ho pronunciate per fare una minaccia, ma perché volevo fare una denuncia al vigile urbano. Ma è vero che lei l'ha seguito, questo vigile urbano, e... nel momento in cui stava effettuando una segnalazione al centro del crocevia, lei si sarebbe avvicinato e avrebbe trattenuto il vigile, almeno così dichiara lui? No, assolutamente no. Domande? Se non chiede all'imputato, se può dirci come mai non ha fatto la denuncia contro il vigile urbano. Come mai non l'ha fatto? No, dovevo fare la denuncia, avevo dato anzi il mio legale l'atto, dopo lui mi aveva detto di lasciar perdere. Si accomodi pure. Vigile Ferrante Franco. Il centro matrimoniale. Ah.
Vigile Balestra o il Vigile Lando? Vigile Balestra, no. Vigile Lando, giuri dire tutta la verità, intanto che la verità, dica lo giuro. No. Sento una cosa, lei era presente quando c'è stata questa vicenda il 6 aprile di quest'anno fra questo signore e il suo collega, il Vigile Ferrante? Ma penso che noi siamo venuti dopo, ossia noi facevamo una scorta a fare le micio di muto, ma no. Altro no, dopo sì. Ha sentito pronunciare queste frasi, che ho preso 4 mesi con la condizionale per un tipo come te, sta multa non la finisci così, a costo anche di mangiarmi la macchina e trasmetterà di fare il vigile? Sì, quel sì, sì. Ma subito prima della pronuncia di queste frasi c'è stata qualche cosa, niente? Non lo so, quello non posso dirlo perché non... E siete stati fermati dal vostro collega che vi ha fermato? Sì, 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 noi e due brigatieri anche. Voi eravate in noi in moto. Questo collega che è sulla strada vi ha fermato, voi vi siete fermati e avete sentito queste frasi? Sì, quando che se siamo venuti vicino a loro, sì. Il brigadiere Balestra sa quello che sa lei, insomma, ha sentito quello che ha sentito sì, lei. Sì, il brigadiere Badalucco, uguale. Allora, il pretore, rilevato che il testiferrante non è comparso, mi dispone la recitazione per l'udienza del 4 dicembre, testi notiziati a Baula. Allora, l'imputato notiziato a Baula, invece il vigile Ferrante lo recitiamo noi. Il suo collega può andare, non si sa quello che dice, che ha detto lei. L'imputato è assente. Allora... vigile Ferrante Sanz, giuri di faccio un passo avanti, giuri di tutta la verità, nel caso della verità dica lo giuro. Si ricorda di questo? Sì. Qualche cosa di questo episodio nel quale rimase coinvolto? Nel quale lei rimase coinvolto a seguito di questo signore. Ci racconta come avvenne i fatti? Sì, è successo tutto quanto per il signore che stava suonando i clacson senza alcun motivo. Io gli ho detto smetto di suonare, poi siccome avevo un servizio, stavamo aspettando una scorta con un corteo, dovevo stare attento per fermare il flusso veicolare sull'incrocio, quindi parlavo con il signore, dovevo prestare anche attenzione all'incrocio, gli dico di smettere, questo qua risponde in una maniera strana, però pensavo finisse lì, quando a un certo momento continuo a insistere, gli dico guardi che le contesto i verbali, accosta sulla sua destra, passato l'incrocio e costi a destra, che le faccio i verbali per l'articolo 113. Questo signore scatta giù dalla macchina, mi viene incontro e mi spinge. Io cercavo di andare, ma non ho tempo, perché ho lasciato la macchina in mezzo alla strada, risalgo in macchina e vado oltre l'incrocio. Non ho tempo e devo fare un attimino, si attende. Questo qua mi spingeva sempre indietro. Io cercavo di raggiungere verso l'incrocio, a un certo momento incespico anche contro la coordinata del marciapiede, fortuna non cadendo, vado indietro, mi trovo stretto tra il signore e i veicoli messi in sosta. Mi metto le mani davanti, mi sposto e cerco di raggiungere l'incrocio. Questo signore comincia a fare una sceneggiata, io non ho neanche guardato, per dire la verità perché sono andato verso l'incrocio, al che sposta la macchina e mi ritorna di nuovo contro, che non sono riuscito nemmeno a raggiungere il centro dell'incrocio per fermare il flusso veicolare. E dopodiché, in solito una discussione, il signore ha minacciato. C'era una persona presente? C'era un signore in macchina con l'imputato. Tutti gli altri veicoli che transitavano, nessuno presente proprio. Sicuramente l'imputato aveva una persona con sé a bordo dell'autovettura. E queste frasi quando sono state pronunciate? Dopo. Le frasi di minaccia sono state dopo. Dopo, quando gli hanno chiesto i documenti, prima non voleva addirittura dargli, poi hanno visto, sono intervenuto un brigadiere nostro, c'era la pattuglia, allora gli ha dato i documenti. Quando ha visto che ha cominciato sempre a sbraitare, ha detto finalmente posso farlo pagare uno di voi e troverò i testimoni, così. Avanti così, visto che noi non andavamo più di tanto vado, a un certo momento mi fa, beh in ogni caso, prima voleva la carta d'identità addirittura, che gli desse il mio documento. Quindi queste frasi sono state pronunciate dopo l'intervento dei carabinieri? Dopo l'intervento dei suoi colleghi. Bene, domande? Grazie. Saccomodi pure. Venga avanti. Vado avanti. Giuri di dire tutta la verità, nient'altro che la verità.
Lo giuro. Allora, lei era assistito a questo fatto che sarebbe accaduto al signor Martinez nell'aprile di quest'anno? Sì, era in macchina con lui. Era in macchina con lui? Sì. Ci racconti che cosa ha visto? Eravamo fermi allo stop di via Felice Venezian, eravamo lì da un paio di minuti perché c'era molto traffico e sull'angolo opposto dello stop c'era il vigile, no? Martinez ha suonato il clacson per chiedere se poteva fermare il traffico per farci passare perché si era incoglionato, c'erano abbastanza macchine anche dietro di noi. E mi pare che il vigile abbia detto, insomma, di no, insomma, è rimasto lì fermo. Poi il Martinez mi pare che abbia risuonato di nuovo, così, qualcosa del genere. E niente, dopo è sceso dalla macchina, mi pare con la patente in mano sua, per chiedere il numero di matricola del vigile. E dopo, quando parlavano lì, a un tratto, insomma, mi pare che il vigile, non so, gli ha dato uno spintone sul petto. E dopodiché, insomma, Martinez... E Martinez invece non gli ha dato nessuno spintone, niente? No, niente. E poi? E poi il vigile credo che è venuto lì dalla macchina per fargli una multa per via che ha suonato il clacson. Però nel frattempo sono vado errato e mi pare che abbia bloccato il traffico per far passare... C'era una pattuglia che facevano un trasporto, una scorta, mi pare, non una macchina. E nel frattempo io stavo cercando di... il Martinez voleva andare a telefonare alle 113 ai carabinieri, insomma, non lo so, e mi ha chiesto di tirar fuori i documenti della sua macchina, del bauletto. E ha sentito pronunciare queste frasi? Lei è sceso dalla macchina? No, io sono rimasto in macchina. Non ha sentito pronunciare frasi? Cioè, dopo sono sceso. Quello di questo tipo, che ho preso 4 mesi con la condizionale per un tipo come te, sta multa non la finisce così, a costo di mangiarmi la macchina, ti smetterà di fare il vigile, poi ho il tuo numero, la tua carta d'identità perché mi ti denuncio, in ogni caso ti incontrerò senza divisa. Sì, questo le ho detto, c'è certe frasi. Dopo che erano arrivati i vigili urbani? Sì. Dopo che erano arrivati? Sì. Domande? Grazie. Raccomodi pure. L'altro testo si chiamava... Sindicato Patronelli. Venga avanti. Giuri di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, dica lo giuro. Allora, lei ha assistito per caso a un diverbio il 6 aprile di quest'anno in via Fabia Veneziani, arriva Nazario Sauro con un vigile e un automobilista. Lei era a piedi, no? Insieme a qualcuno, cioè conosce questi... L'automobilista non la conosceva. Lei è alla guida della sua vettura e si trovava di dove? E come si situava la posizione di questo automobilista rispetto a... Qual è la posizione dell'autovettura di questo automobilista? Scendo da via Felice Veneziana. Cioè era all'incrocio fra via Felice Veneziana e le rive. Quindi era di fronte a lei, insomma? Beh, praticamente, sì. Messo in questa posizione. Io dovevo girare verso le Felice Veneziane e dovevo uscire dalle Felice Veneziane. Che cosa ha visto? Ci racconta. Ho visto l'automobilista scendere dalla sua macchina a un certo punto, dopo aver conferito con il vigile, avvicinarsi al vigile, il quale aveva spintonato un paio di volte in maniera un po' brusca, diciamo. E l'automobilista non ha... lei ha sentito? C'è stato qualche cosa prima? No, le parole non le ho sentite. Ero in macchina mia, quindi con il finestrino chiuso, non ho sentito le parole né prima né dopo, io ho visto soltanto la scena degli spintoni che questo vigile dava per allontanare l'automobile. Per allontanare da vicino perché gli sembrava oppure per aggredire? Beh, diciamo che l'atteggiamento era un po' di aggressione, diciamo. Di aggressione? Certo, non è che gli abbia dato dei pugni, l'ha semplicemente spinto. Del vigile? Del vigile, sì. L'altro non, l'automobilista non ha a sua volta... spinto, ho cercato di... No, assolutamente. Almeno fin quando ero presente io, dopo, non so. Ma dopo lei ha visto che sono arrivati altri vigili? No, perché io sono sceso dalla macchina, ho dato semplicemente il mio bigliettino di visita al guidatore e sono andato via, non è che sono rimasto lì. E come mai questa iniziativa da parte sua?
perché era una scena un po' brutta da vedere. Insomma. Sembrava che l'automobilista fosse tranquillo, sereno, ha avuto una specie di aggressione. Ritenevo mio dovere, diciamo, essere pronto a testimoniare l'evenienza. Tanto sereno non mi sembra, perché uno non è che scende dalla macchina per andare a parlare ai vigili, insomma. Ma lui ha fermato la macchina e non so cosa abbia detto, cosa voleva chiedere. È durata a lungo questa conversazione o no? Prego? È durata a lungo questa conversazione o no? E quanto ho visto io, un minuto. Vabbè, domande? Grazie. Si accomodi pure. Grazie. Allora, si dà lettura del certificato penale. Imputato nel 77 un procedimento per difetto di capacità di intendere e di volere da atti di libidine violenti e atti osceni. Nel 81 4 mesi di reclusione per oltraggio e 50.000 lire di ammenda per rifiuto di indicazione sulla propria identità personale e condizionale non menzione. Nel 82 insufficienza di prove per furto. Pubblico Ministero. Scegliamo comunque dal valutare i precedenti e rileviamo da questo banco che i fatti sostanzialmente sono stati provati in tutta la loro verità. Abbiamo qui sentito due testi che mi sono sembrati estremamente obiettivi. Il primo addirittura, caso stranissimo per un testa a difesa, ha dichiarato sì, ha pronunciato parecchie frasi di minaccia. Il secondo dice ho ritenuto di intervenire perché mi pareva che il vigile urbano avesse un comportamento non perfettamente urbano, mi si scusi il bisticcio. Ciò non toglie che delle frasi di minaccia pronunciate ripetutamente e dopo oltretutto che erano intervenuti altri vigili e quindi la situazione doveva ritenersi risolta, non può portare a quella esimente che sarà indubbiamente invocata dalla difesa, per cui da questo banco io chiedo senz'altro che venga fermata la penale responsabilità dell'imputato e che sia condannato previa concessione delle attenuanti generiche in relazione a questa particolare situazione di fatto da dichiararsi prevalenti sulla contestata aggravante alla pena di 4 mesi di reclusione. Ma io veramente non vedo come, se si prescinde dal certificato penale che evidentemente non c'entra, si possa in questo caso pervenire a una sentenza di condanna. Perché? Perché si potrà complessivamente assolvere l'automobilista dal fatto scritto lì per reciproche parità di ingiurie. E questa è la morale di questa favola. E non insufficienza di prove, signor pretore. Qui c'è un cittadino, io dei due testimoni mi interesso di più a quel ragionier Pattuanelli, mi pare si chiami, il secondo che ho visto, che è un testimone veramente perfetto nella sua coerenza, nella sua dirittura, perché è un testimone che è un vero cittadino per bene, il quale vuole fare un'opera per bene, il quale vede un atto assolutamente dispari rispetto a quello che deve essere il comportamento civile, urbano, di ogni cittadino e automobilista e non nel circolare sulla strada e si ferma e gli dà il biglietto da visita e gli dice telefona, fatti vivo se ci sarà processo penale. Io credo che ricordando questi particolari ella vorrà armeggiare se mai e comunque non assolvere per insufficiente di prove, perché quella non ci porterebbe lontano. Vorrà assolvere perché il fatto non sussiste, ovvero perché il fatto non sussiste. Nome dopo italiano, pretore di Trieste, visto l'articolo 479 codice di procedura penale, assolve l'imputato alle reato scrittogli perché il fatto non costituisce reato. Thank you.
Buonasera. Concludiamo questo ciclo di 6 trasmissioni regionali con 2 dibattimenti registrati alla Pretura di Trieste. Nel primo, condotto dal pretore Pier Valerio Reinotti, verranno chiarite le circostanze di un furto di denaro nel quale sono coinvolte più persone, mentre nel secondo il dottor Antonio De Nicolo valuterà il reato di minacce commesso da un imputato ai danni della ex moglie. Glavina, Lionetti, Matteozzoli e Sibilio. Allora, Glavina Walter, presente. Lionetti Francesco e contumace. Matteozzoli Fabia, è lei? Sì. Presente. Sibilio Rosella, non c'è, no? Difesi tutti dall'avvocato Calligaris, sono imputati delle reati previste e puniti dagli articoli 110, 624, 625, numero 4, per essersi in concorso fra loro, impossessati della somma di lire 100.000 che strappavano di mano a Kraljevic Bruno, fatti accertati in Trieste il 14 luglio 1985. Allora, cominciamo col signor Glavina. Lei ha visto cosa le viene contestato? Cosa da dire? Non zavaro proprio niente. Quasi. Parli più forte perché non la sento, sa? Non zavaro proprio niente. Ho detto, quella è un deficiente. Lei conferma quello che ha dichiarato in alla scuola mobile? Quindi non è vero che ha rubato queste, che avrebbe strappato di mano queste 100.000 lire? No, neanche pensare a certa roba. Allora, al Cagliari, quando ha fatto la denuncia, dice che vi ha incontrati tutti e quattro, lei, Lionetti, Matteozzoli e Sibilio, in strada. A un certo punto lei gli avrebbe chiesto al Kraljevic se poteva cambiargli una banconota da 100.000 lire. No. Sì. Il Kraljevic gli avrebbe tirato fuori la banconota da 100.000 lire e lei gli avrebbe strappato di mano la banconota da 100.000 lire, lei insieme ai suoi amici, e gli avrebbe buttato in autovettura 5 banconote da 10, quindi 50.000 lire, e sarebbe scappato. Ma scusi, mica porto via una 100.000 che torno 50 d'arresto adesso. Questo non so, questo è quello, no, che sì, dice, no, il Kraljevic. Perché sono un ladro intelligente, perché è povero, c'entrano poi, che torno un resto del 50, metto solo 50. Ma la che faccio una parisia, perché uno che parla così. Forse il Kraljevic, forse era semplicemente così. Un gesto di derisione, forse. Forse ne bastavano 50, no? Non esisti, sì. Perché se uno me dà 100, cosa... Inutile neanche insista. Invece lei dice che il Kraljevic aveva molestato le due ragazze, la Matteozza e la Sibilio. Sì, è vero, sì. Ma lei lo conosceva bene il Kraljevic? No, lui ha detto che mi conosceva a me, ma però a me non c'è che lo abbia, mi ricordo di lui. Ma l'ha visto? Lo conosce il Kraljevic o non lo conosce? No, non so neanche chi sia, se me lo presenta. Allora, signor Matteozza. Cioè, la stessa cosa che ha detto in Glavina, cioè, io questo tipo non l'ho mai visto. Ci ha importunato in maniera ridicole veramente, e loro due hanno detto soltanto di allontanarsi, e questo passo si è inseguito senza motivo, non arrivo neanche a capire perché. E questa scena dei soldi, delle 50.000 lire, quindi non è mai stato chiesto, no, nessun paese. No, non ho mai visto proprio questa storia dei soldi, proprio questo qua si è inventato tutto quanto. Allora, domande? Come mai allora, quando l'avete visto successivamente, siete scappati, se non avevate motivo? Noi non siamo scappati, noi abbiamo trovato un conoscente che ci ha dato un passaggio. Siamo montati sulla sua auto e siamo andati, volevamo andare a bere qualcosa che non sia proprio nel centro, perché era tutto chiuso, fra l'altro, visto che ormai era sera, e siamo andati a bere qualcosa da quella parte là. E lui, noi proprio non ce ne fregava niente, ecco, per dirlo chiaro. Quando nel secondo episodio il Kraljevic è arrivato con la polizia, lei e Glavina, per vostra stessa missione, siete scappati. No, perché? No, noi non siamo scappati, siamo allontanati per evitare di mettere le mani addosso, allora, a qualcuno. La fuga non l'abbiamo fatta, noi siamo andati a fare i nostri. Dopo un po' che eravamo lì, è arrivato sto pazzo, si apriva sto Lionetti. È arrivata la polizia e mi ha strappato la palma e siamo andati via. Cosa faccio? Bene, Kraljevic Bruno. Avanti. Giuri, dia tutta la verità, nient'altro che la verità, dica, lo giuro. Lo giuro. Senta una cosa, lei conferma la denuncia che ha presentato in ordine? Sì, signore. Ricapitolando, lei si è presentato a lei un certo signore che si chiama Glavina Walter, no? Esatto. Lo riconosce? Esatto, lo conosco da 20 anni. Allora, come dire, sono detto.
Allora, silenzio per favore, dai, Glavina. E questo gli ha chiesto se le poteva cambiare 100.000 lire? Adesso gli spiego subito, guardi, io la mattina ho lavorato, sono andato a casa all'ora di pranzo, ho mangiato e poi dovevo tornare a lavorare un'altra volta a Porto Cavalli da Corsa, qui dall'ippodromo, dovevo partire. Vado a casa perché ero anche senza soldi, dovevo fare nafta, vado a casa, ho mangiato, ho preso 100.000, le metto nel taschino d'estate, le metto nel taschino, prendo la macchina, su per la via Machiavelli. Quando sull'angolo ho visto questi quattro, vedo il Glavina, io lo conosco, facevo il barista, il barbariera, 20 anni fa. Quindi lo conoscevo benissimo e lo vedo lì, mi fa, io mi sono fermato, non ho neanche pensato alla cattiveria, mi fermo e il suo collega mi fa se ho da cambiare, mi ricordo, 50 o 100.000 lire, ero in fretta, ho tirato fuori dal taschino senza pensare alla cattiveria, mi dispiace, guarda, 100.000, come le ho tirate fuori, questo mi ha preso le 100.000, mi ha buttato della moneta, avevano 50.000 lire, e sono scappati giù per la via Machiavelli. Io ho buttato la macchina sul marciapiede, gli sono corso dietro, sono andati su per la via Ponte Rosso, è arrivata una Simca color rosso amaranto, l'hanno fermata, questo qui si è fermato, sono montati in macchina, saliti in macchina e sono andati in via Giulia. Io avevo la macchina poco più distante, ho preso la macchina e li ho seguiti. In via Giulia, lì c'è un bar sull'angolo, si sono fermati, scesi. Sono entrati nel bar, io mi sono fermato fuori, era una cabina telefonica, ho chiamato il 113, sino che è arrivato prima il taxi per portarli via, che è il 113, e sono partiti. Quando arriva il 113 ho detto basta, guardi, ormai sono andati, lasciamo qua, buonanotte, sono andato. Sino che prendo la macchina, vado via da sopra, andando lì, poi passo per il viale e li vedo seduti lì. Allora ho chiamato il 113, erano fuori seduti che prendevano la birra tranquilli, è arrivato lì e lì li abbiamo presi. E li sono stati identificati. Poi vi siete anche così un po' picchiati, no? No, non ci siamo picchiati, c'è il giudice. Guardi, io semplicemente noi eravamo in 5 e loro erano in 3. Se io non prendo, mi ricordo, il signor Leonetti, scappavano tutti e tre. Si accomodi pure. Grazie. Sentiamo il pubblico ministero. Infatti, come ricostruiti dalla parte lesa, sono credibili. Non si capirebbe perché una persona chieda l'intervento per ben due volte del 113, poi successivamente, individuati le persone che indica come coloro che l'hanno derubato, cerchi di bloccare questa persona, il Leonetti. Inoltre, il Glavina ha detto di non conoscere la parte lesa, mentre si è verificato che in effetti la conosceva. Per quanto riguarda il concorso delle altre persone, risulta evidente, sono fuggiti insieme, sono saliti insieme nell'autovettura Simca Rossa Amaranto, di conseguenza c'era l'accordo di tutte le persone nel compiere quella che è un'ipotesi classica di scippo. Non ci si oppone all'applicazione delle attenuanti generiche, e si ritiene equo chiedere la condanna degli stessi a 6 mesi di reclusione a 500.000 lire di multa. Si chiede il dissequestro delle banconote e la restituzione all'avente diritto. Beh, la prima cosa che io rilevo, leggendo la relazione di servizio, quindi resa nell'immediatezza, cioè nel momento in cui la volante viene e lui spiega le ragioni di questa sua chiamata, ci sono già delle discrepanze che, dico, inficiano il castello accusatorio costruito quest'oggi dal Kraljevic stesso. Qua dice, i giovani mi hanno chiesto se avevo dei soldi, laddove successivamente dice, mi avevano chiesto di cambiare una banconota di grosso taglio, non già da 100.000 lire come ho detto oggi. Andando avanti, lui ha escluso di aver avuto una qualsiasi colluttazione con il Leonetti e con il Glavina e che si sarebbe limitato a trattenere il Leonetti. Laddove invece la relazione di servizio della volante, dunque dice, cioè, nel secondo foglio, scendevamo dalla macchina per far sì che ci venissero indicate precisamente le quattro persone. In quel preciso momento il Kraljevic, anziché indicarcele, si scagliava, sfuggendo al nostro controllo, addosso ad una di queste, scaraventando la terra, successivamente gettandosi contro una seconda persona, in seguito identificata per Leonetti Francesco. Naturalmente il comportamento di chi si impossessa di denaro, come la tesi accusatoria sostiene, non è quello poi di andare in un bar con grande disinvoltura, non so, e fare delle consumazioni.
anomala ovviamente come è stato fatto rilevare dal Glavina, e poi il comportamento, cioè il fatto di derubare uno dei 100.000 lire e poi di gettargli all'interno del veicolo altre banconote per 50.000 lire, è al di fuori di ogni logica proprio del furto. E quindi la conclusione è che gli imputati tutti e quattro vadano assolti quantomeno per insufficienza di prove per il contrasto tra una dichiarazione e l'altra. Comunque, in via di estremo subordine, qualora si volesse ravvisare una penale responsabilità, questa è solo e esclusivamente De Leonetti che avrebbe fatto il gesto dello strappo. Quindi, affermata la penale responsabilità del Leonetti, con la concessione delle generiche perché incensurato dell'attenuante del danno di lieve tenuità, minimo della pena con entrambi i benefici di legge, e per gli altri quindi confermarsi la assoluzione o con ampia formula per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove. In nome del popolo italiano, il pretore di Trieste, visti gli articoli 483 e 488 codice di procedura penale, dichiara gli imputati Glavina Walter e Leonetti Francesco colpevoli del reato ascritto loro e concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, li condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, lì a 600.000 di multa ciascuno e delle spese processuali in solido. Accorda i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione alle condizioni di legge a Leonetti, visto l'articolo 6 del DPR 16 dicembre 86 numero 865, dichiara la pena inflitta interamente condonata, visto l'articolo 479 codice di procedura penale, assolve Materozzo Di Fabio e Sibilio Rossella dal reato loro ascritto per insufficienza di prove, visto l'articolo 622 e seguenti codice di procedura penale, ordina la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. Il denaro di Leonetti. Buongiorno. Allora lei è Perice Alessandro. Senzan Giuliana, è lei? Benzan. Ah, Benzan, c'è un errore di stampa nella formulazione. Venga. Allora, lei, se ho ben capito, intende ritirare la querela. Però purtroppo questo vale per uno dei reati, cioè per le presunte lesioni personali, si deve procedere comunque per le minacce e per il porto di coltello. Lei rimetterebbe la querela su tutto quello che ho fatto immaginare. Cioè io no? Sì. Adesso siamo di fuori, signora, la sentirò poi come teste. Lei, Peric, firmi sulla riga sottostante. Con questa firma lei dichiara di accettare la remissione per la parte che la riguarda. Difeso allora dell'avvocato Mucciaccia che dimetterà cortesemente un cicerone. Io non perderò neppure tempo, signor Peric, ad interrogarla sul reato di lesioni, perché per questo vale la remissione. Quindi è inutile neanche che mi dica la sua versione su questo fatto. A me interesserà invece indagare questa presunta minaccia e questo presunto porto di coltello. Chiaro? Le rilego innanzitutto quello che lei ha dichiarato alla squadra mobile a suo tempo. In merito a quanto debitatomi, ammetto la materialità dei fatti. Ieri sera mi trovavo nel bar di via Udine e avevo bevuto delle sostanze alcoliche. In precedenza non avevo assunto farmaci. A un certo punto è giunta mia moglie con la bambina. Ho chiesto a mia moglie quando potevo avere con me mia figlia e lei mi ha risposto mai. Di conseguenza ho colpito con un calcio alla gamba mia moglie che ha reagito colpendomi. A seguito della discussione sono uscito dal locale e mi sono diretto nella vicina mia abitazione dove ho preso un coltello da cucina con manico di legno e sono tornato all'esterno del bar. Dall'esterno del bar, impugnando, anzi tenendo il coltello infilato dentro la manica, ho detto a mia moglie: se vieni fuori ti ammazzo. Non ho cercato di entrare nel bar. La proprietaria del bar, quando mi ha visto, è arrivata sulla porta che ha chiuso. Le minacce non sono state da me urlate, non credo che mia moglie le abbia sentite. La proprietaria del bar ha quindi detto che avrebbe chiamato gli agenti ed io sono rimasto sul posto in attesa della polizia. Quando sono giunti sul posto, gli agenti non avevo più il coltello, perché l'avevo buttato sotto un'autovettura in sosta nei pressi. Lei ha poi terminato il verbale dicendo: il mio comportamento negli ultimi mesi trae origine da incomprensioni coniugali poi sfociate nella decisione di mia moglie di allontanarsi da casa, il fatto che vuole la separazione e il fatto che rifiuta di farmi vedere mia figlia. Lei mi conferma queste dichiarazioni allora? Cioè comunque quando è accaduto questi fatti non ero cosciente di me. Non era pienamente cosciente? No. Aveva bevuto un po', insomma. Avevo bevuto e avevo preso dei farmaci tranquillanti. Cosa ha fatto con il coltello? Lei dice che lo teneva nella manica. Non gliel'ho mostrato a nessuno. Non l'ha neanche esibito? No. Perché come mai insomma lei ha portato con sé questo coltello? Sai, in un luogo pubblico può essere pericoloso, no? Sì, ma non avevo nessuna intenzione di farle del male, niente.
E come mai lo teneva con sé? No, non è che lo tenevo, sono andato a prenderlo a casa. Sì, dopo appunto, che abbiamo... Questo purtroppo è ancora più grave. Come mai è andato a prenderlo e poi è tornato fuori con il coltello? Perché ero talmente fuori di me, volevo farle solo prendere paura, volevo farle vedere che sono sempre io che comando, che il timorirla. Se ho ben capito, era indispettito perché sua moglie non voleva farle vedere la figlia. E lei voleva farle capire che era pur sempre lei a dover decidere, che poteva decidere anche lei qualcosa. Questo è il senso. Comunque non avrebbe con il coltello fatto del male a moglie o la bambina, voglio no, sperare. No, perché se voleva farle del male sarei entrato dentro il bar. E infatti invece non ho mostrato il coltello a nessuno. Poi come quelle padrone del bar mi ha detto che chiamo le polizie, e mi sono messo lì e ho aspettato le polizie. Lei è seguito da qualche centro di igiene mentale? Perché se devo dare un rapporto che... Ero seguito nel periodo della separazione alla fine di questo fattaccio. Lei ha un lavoro? Sì. E la situazione con sua moglie si è chiarita? Avete trovato un modus vivendi anche da separati? Sì, stiamo... Cioè, con tutto ciò che siamo separati viviamo felicemente e vediamo... Anche con la bambina non ci... perché il dissapore, se ho ben capito, è nato per via della bambina. Sì, no, ma... Adesso avete risolto perché, il problema? Sì, abbiamo risolto perché prima erano i genitori che pressavano tutto quanto, però adesso andiamo d'accordo, poi voglio vedere la bambina, le telefono, le vedo. Tante volte si ostina a restare insieme e poi invece da separati si può vivere entrambi in maniera più tranquilla. Bene, ci sono domande? No. Domande? Rimanga pure seduto, grazie. La signora, allora, Benzan. Venga, signora, prego. Consiglio subito che lei assume con il giuramento, giuri di dire tutta la verità, non dica, lo giuro. Lo giuro. Lei, le sue denunce a querela, diceva, è in corso presso la magistratura di Trieste la pratica di separazione tra me e Perice Alessandro, contratto matrimonio nell'83. Ho avuto una bambina di 3 anni attualmente che vive con me come disposto dal magistrato. Lei mi conferma quello che aveva dichiarato a suo tempo? Sì. Quando lui voleva rientrare nel bar con il coltello? Sì. Lei ha visto questo coltello? Sì. Però è rimasto all'esterno, non ha cercato di entrare nel bar? No, perché abbiamo chiuso le porte, cioè lui era fuori, non è entrato, ecco. Gli diceva suo marito, e le chiedo se lei me lo conferma, che la situazione adesso si è normalizzata, sì, cioè ma... anche se separati, sì, ha trovato... forse proprio grazie al fatto che siete separati, sì, i rapporti fra di voi si sono sì, tranquillizzati. Forse perché anche ha trovato un lavoro, adesso lavorando, ecco, la sua vita. Prima non lavorava, non aveva niente da fare, allora... era un pochino preso da me. Adesso io non ho mai avuto più nessun tipo di minaccia da quel giorno lì, è stata l'ultima volta. Bene, domanda per chi è? Sì, com'era questo coltello che aveva in mano? Era con il manico marrone, con una lama. Quanto era grande? Da cucina? Sì, da cucina, sì. Era da un servizio che avevo io a casa ancora quando stavo. Quanto era grande? Cioè, non, così penso. Mm. Ed era a punta? Era a punta, sì. Altre domande? No, grazie. Sì, diverse. Quando vide il coltello, il marito lo guardiva o lo teneva appoggiato nella manica? Come ricorda lei di aver visto questo coltello, signora? Io capisco che adesso sondiamo, quello è stato un lampo, no? Cioè, lo pugnava in mano, teneva sì, in mano. Sì, ma non come... ADR. Cioè, non in non senso, in non cioè, puntandolo, lo aveva in mano. Lo teneva in mano sì, senza puntarlo sì, contro. Altra domanda? L'ultima, infine, lei ha sentito il marito proferire minacce nei suoi confronti? Lei ha sentito suo marito accompagnare questo fatto del coltello con qualche... ha detto anche qualche espressione minacciosa? Io non mi ricordo questo. Non si ricorda? Però l'atteggiamento com'era? Non mi ricordo. Era minaccioso l'atteggiamento o no? Non mi ricordo se urlava o se era in silenzio. Altro? Grazie, signora. Può andare. Posso uscire? Può andare. Ora, l'agente Mugelli. Buongiorno. Venga, prego. Allora, l'agente... Mongelli Carlo, lei ha della squadra mobile, no? Consapevole sobrietà che assume con il giuramento, giuro di tutta la verità, lo dico, lo giuro. Giuro. Com'era quindi le condizioni dell'imputato quando siete arrivati voi sul posto? Era molto agitato, mi pare. Sì, era nervoso, agitato. Era rimasto all'esterno del bar, dove si trovava quando siete arrivati voi? Sì, all'esterno, di fronte, vicino a delle macchine in sosta. E come si comportò nell'immediatezza? Cosa disse? Niente, con noi parlava normale. No, dico, nella relazione risultava scritto sì, che in questura ci riferiva che se l'avessimo rilasciato avrebbe rintracciato la moglie per ammazzarla, in caso contrario l'avrebbe fatto in altre occasioni. Sì. C'è sempre un comportamento ancora... Sì. Non ricordava questo particolare momento? No, senza tempo. Certo. Domande? Sì, quando siete arrivati sul posto, le persone che avevano chiesto l'intervento, cioè la moglie, la proprietaria del bar, la sì, bambina, avevano un atteggiamento spaventato o si erano calmati? Sì, erano spaventate ancora. No. Domande? Grazie.
grazie, può andare, buongiorno. La linea di difesa non rinuncia all'audizione della titolare del bar, Ronzani Vera. Non rinunciando la difesa all'audizione della teste Ronzani Vera, l'ispettore ne ordina la citazione per l'udienza del 3 dicembre, poi rinvia notiziando ab aula l'imputato difensore. Lei può anche non comparire, non è, avendo deposto oggi sarà rappresentato se lei non viene dal difensore. Comunque ha diritto di essere presente per sapere come termina il procedimento. Può andare. Si accomodi, prego, allora. Operic Alessandro, difesa dell'avvocato Mucciaccia, prosecuzione all'udienza del 12 novembre. Abbiamo rinviato dopo aver sentito gli altri testi perché non c'era. Buongiorno signora. La signora Ronzani Vera, avevamo nell'altra udienza una notifica omessa. Consapevole sanità che lei si assume con il giuramento, giuri di dire tutta la verità, non te la dica, lo giuro. Lo giuro. Mi interessava in particolare chiarire questo episodio del coltello. Lei si ricorda innanzitutto, signora, lei dice che chiuse le porte del bar, sì. Ma lui era entrato, era rimasto, no, sulla soglia? Era rimasto fuori. Fuori dal bar? Fuori dal bar. Quindi neppure alla soglia, è no. Rimasto all'esterno? All'esterno, sì. Come teneva il coltello? No. Impugnato, ma in maniera ben visibile, penzolante lungo la gamba, in mano, niente. Senza tenerlo puntato. No. Nel chiudere la porta l'uomo ha battuto, ha cercato di entrare, no. È rimasto all'esterno? È rimasto all'esterno, non ha spinto, niente. È rimasto all'esterno e non chiamava, incitava con la mano ad uscire. Ad uscire. E la Benzano ovviamente, lei ha telefonato alla polizia? Sì. Gli agenti sono arrivati per quanto tempo dopo? 20 minuti penso, 20-10. L'episodio come è finito, signora? È finito che la polizia ha portato via i Parrish. E la signora è rimasta dentro? E la signora è rimasta dentro, ha fatto il verbale nel frattempo e poi l'ha accompagnata in ospedale, mi sembra in ospedale. Le aveva sentito altre volte, signora, dei litigi fra i due? Sempre erano litigi. Sempre litigi. In questo episodio il Peric le è parso, nel possesso delle sue facoltà, le è parso ubriaco, le è parso in condizioni alterate per qualche motivo? Un po' alterate, così. Ultimamente era sempre poco alterato, ma non poco su dei giri, no? Un po' su di giri, insomma, dice. Ma le è sembrato che avesse bevuto? In precedenza non lo so se aveva bevuto, comunque da me ha bevuto due brandy. Domande del pubblico ministero? Domande. La veste ha sentito l'imputato a proferire minacce. Lei, signora, ha sentito in quell'occasione il Peric dire delle frasi minacciose alla moglie? Solamente in quel caso che è venuto al banco a pagare e ha detto prima o dopo ti ammazzo. E questo diceva sempre però vuole ammazzare, dov'è la fissazione di dire ammazzare. Altre domande? Grazie signora. Grazie. La parola al pubblico ministero. Per quanto riguarda i due reati contestati all'imputato, ritiene il pubblico ministero che sia pienamente provata la responsabilità del prevenuto. Il fatto si rivela particolarmente grave, il signore ha brandito un coltello che ci è stato descritto come di notevoli dimensioni, quindi pare al pubblico ministero che comunque la pena deve essere severa. Per questo chiede con il vincolo di continuazione per questi due reati con tutte le attenuanti generiche mesi 2 di reclusione. Grazie. Il difensore. Noi abbiamo non solo la prova che l'imputato ha effettuato delle minacce, sebbene seppure non dirette, nei confronti della consorte, perché la frase minacciosa è stata pronunciata mentre lei si era recato al banco per pagare, ma abbiamo anche la prova che nessuna frase minacciosa e viceversa ha rivolto allora quando si era poi punito nel coltello. A questo modo, siccome le minacce si sono svolte nella prima fase, cioè quando si era nel bar, cioè non a mano armata, le minacce stesse rientrano evidentemente nella prima parte della norma che si punisce e non nella seconda, di modo che la querela rimessa dalla parte lesa si estende anche a questo reato, cioè reato di minacce non aggravate, rimanendo fuori dalla revisione di querela stessa soltanto l'episodio relativo all'arma. Per quanto riguarda l'episodio relativo al coltello, evidentemente, giustamente, questo coltello da cucina è stato ritenuto arma in senso improprio perché naturalmente destinato evidentemente ad usi domestici, non ad usi esteriori. A questa stregua evidentemente si potrà irrogare a Peric semplicemente la pena soltanto pecuniaria, come appunto la seconda parte dell'articolo 3. E quindi ci sarebbe bene che alcuni effetti non fossero creati a seguito di una sentenza che potrebbe essere gravemente punitiva nel conto di Peric a causa dell'appunto di quella situazione
Bella, signorina. Grazie. Trieste, visti articolo 383, 487, 488 del codice di procedura penale 53 seguenti della legge 79 dell'81, dichiara l'imputato colpevole dei reati ascritti ai capi B e C ed unificati i fatti ex articolo 81 del codice penale concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestata al capo B, lo condanna alla pena di mesi 2 di arresto e lire 100.000 di multa, sostituendo la sanzione detentiva con la libertà controllata per mesi 4 oltre al pagamento delle spese processuali. Accorda il beneficio di sospensione e condizione della pena alle condizioni di legge, visti gli articoli 152 del codice penale e 152 del codice di procedura penale, dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato scrittogli al capo A per essere il medesimo estinto per remissione della querela, ordina la confisca del coltello in sequestro. Può andare. Presentati in questo incontro ad alto livello. Non a caso questo incontro terminerà con un dibattito tra rappresentanti delle aziende ungheresi e italiane per trarre dall'iniziativa possibilità operative e concrete. Le transazioni commerciali tra gli operatori economici della nostra regione e della Slovenia saranno d'ora in poi più semplici. Stamane, infatti, nella sede del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia a Udine, è stata stipulata una convenzione per l'apertura di una linea di credito di 5 miliardi a favore della Lubianska Bank di Lubiana. L'agente da parte italiana sarà la Banca Cattolica del Veneto. Le forniture che potranno essere finanziate con la nuova linea di credito riguardano beni durevoli, macchinari e impianti per un importo minimo di 100 milioni di lire. Saranno oltre 70 le aziende del Friuli Venezia Giulia che parteciperanno ad Italia 2000, la grande manifestazione che si terrà a Mosca nella seconda metà di ottobre. Sarà un'ulteriore tappa verso la sempre più stretta cooperazione economica tra l'Italia e l'Unione Sovietica. Sull'argomento, in vista proprio di Italia 2000, si è tenuto stamane a Udine un convegno promosso dalla Camera di Commercio. Vediamo. Le relazioni economiche in URSS, problemi e prospettive. Questo è il titolo del convegno organizzato oggi a Udine dal Centro Friulano per il Commercio Estero della locale Camera di Commercio. Un tema di grande attualità legato a due fatti di grosso rilievo. L'adozione da parte del Consiglio dei Ministri dell'URSS del nuovo decreto legge in materia di joint ventures con paesi occidentali e l'inaugurazione, prevista a Mosca per il 15 ottobre prossimo, della grande esposizione Italia 2000, alla quale parteciperà anche la nostra regione con una settantina di espositori. La relazione più importante e seguita è stata quella del professor Crespi Reghizzi, consulente della Fiat per i problemi dell'Est, seguita da quella del professor Graziani, esperto dell'ONU per i problemi economici dell'Unione Sovietica. La nuova normativa sovietica nel campo dei rapporti commerciali con l'estero, è stato detto, sono profondamente mutate e ancora più profondamente si ritiene che muteranno nei prossimi anni. È un'occasione per gli imprenditori occidentali che non deve essere lasciata cadere. La perestroica di Gorbaciov sta aprendo con realismo alla collaborazione con il capitale straniero. Questo a sua volta deve essere altrettanto pronto e pragmatico e deve saper cogliere le implicazioni positive che si presentano. Ed è proprio questo, ha detto il presidente camerale Gianni Bravo, il senso del convegno di oggi. Ed ha quindi anticipato che a Mosca, in occasione di Italia 2000, ci saranno degli incontri fra quattro dei massimi rappresentanti dell'industria regionale, Zanussi, Cogolo, Danieli, Weisenfels, presente anche il vicepresidente del Consiglio De Michelis, con i rappresentanti delle regioni sovietiche, per illustrare la storia e i risultati dei loro rapporti di collaborazione con l'URSS. Ci sarà inoltre un incontro dei rappresentanti di Promosedia con un gruppo di architetti moscoviti. Lo stand regionale, è stato annunciato, sarà visitato ufficialmente da Gorbaciov e De Mita.
Una cinquantina di sindacalisti irlandesi sono in questi giorni a Trieste per partecipare insieme ai rappresentanti della CGIL regionale ad un seminario sulle nuove tecnologie presso l'area di ricerca scientifica. L'iniziativa, che fa parte del progetto di formazione professionale della CE, denominato COMET, vede la collaborazione